Vedi le scarpe mie cosa ho preso? Vabbè, sono quasi simili a quelle mie. E ci... Oh, e basta. Non è che solo in estate dobbiamo correre. Bisogna rispettare la dieta e continuare ad allenarsi sempre. Io voglio mangiare tutto quello che trovo. Altro che dieta e allenamento. Guarda quello. È una cosa. Ragazzi, guardate come ho fatto vestire mio padre per questo video. Sto facendo la sauna oggi. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale. Sempre. Oggi è una bellissima giornata, fa un po' freschino. Mi sono portato questo giubbino, che tra l'altro poi anche mi toglierò. E si sta davvero bene. Devo andare a prendere mio padre. Ha detto che è puntuale. Si sa, appena arriva alla casa, aspetto 10 minuti prima che lui arrivi. Una bella temperatura, è fine settembre ed è iniziato l'autunno. Nemmeno una nuvola c'è in cielo. Il giubbottino, posso anche toglierlo. Non serve perché, come ho detto prima, si sta bene. Finalmente sei arrivato puntuale oggi questa volta. Io sono sempre puntuale, Remo. Dai, che ne dici, andiamo? Remo, lo sai che fa freddo? Ma dai, si sta bene, è iniziato il freddo. Fa fresco, non freddo, guarda. E con le maniche corte, siamo arrivati quasi a ottobre. Guarda, io comunque ce l'ho dietro, lì l'ho messo. Dopo me lo metto, no, quando Remo, esco. Ora ti faccio vedere io. Aspetta un attimo, aspetta. Scusa, dove stai andando? Non si può andare così, dove devi andare? Ti viene una febbre, che a me mi fa freddo, Remo. Aspetta. Ma perché questo ogni volta? Ma si sta tanto bene. Che sto coso? Non lo metto adesso, io adesso. Ti fa freddo a me. Ma stai scherzando? Sì, mi fa freddo. È arrivato l'autunno, non l'inverno. Sì, non mi frega niente, fa freddo. Non riesco a trovare neanche la manica, mo. Questo coso mi dà fastidio adesso, mi fa venire caldo. No. Solo a vederti mi fa caldo. No, voglio stare bello, come una stufa. Allora, mettiamoci la cintura, perché ce ne dobbiamo andare. Aspetta, aspetta. Aspetta. Non è solo la cintura. Aspetta un attimo, aspetta. E ora ti lascio qui. Non sa prendere tutte le cose prima. Ma che sta prendendo adesso? Non mi puoi influenzare, Remo. Questo è super cappello. E questo? Perché mi fa male il collo. Voglio andare bello riparato. Ok, dove hai detto che dovevamo andare? Aspetta, non è finita ancora. Scusa, ma non sai prendere tutto in una volta? No, no, perché io voglio vedere in base alla temperatura. Mi fa ancora freddo. Aspetta, spegni la macchina. Ma hai messo in moto la macchina? Spegni ora la macchina. Aspetta. Aspetta. Anche fuori si sta bene. Tanto non mi sorprenderò più. Che voglio essere come una stufa oggi. Mi voglio equipaggiare bene. Al caldo. Mi fai venire ancora più freddo vederti. Ma si sta bene, ma... No, io ho freddo. Ora puoi andare, Remo. Remo, scendi, scendi. Perché? Me ne vado. Me ne vado, io ti lascio. Perché te ne vai? No, mi fa venire il freddo ancora. Guarda questo, mi ha fatto venire fino qui per niente. Tu hai esagerato ogni volta. Arriva la stagione più fresca, già incomincia a dare i numeri. Ah, è una bellissima giornata. Vediamo tutto l'occorrente che mi sono portato. Intanto che sto aspettando l'autobus. Vediamo se ho preso tutto. Le chiavi della macchina le ho prese, perfetto. Poi, primo telefono preso. E vediamo, cuffiette. Ah, sicuramente avrò preso tutto. Chiavi di casa, che non possono mai mancare, che servono, altrimenti poi rimango chiuso fuori casa. Dovrebbe esserci l'altro. Ecco, l'altro telefono per sicurezza. Non si sa mai, si scarica l'altro oppure smette di funzionare. Questo per sicurezza. E niente, diciamo che ho preso tutto. Vabbè, il portafoglio non può mancare con i documenti. Cioè, ora posso aspettare con calma l'autobus. Tanto sono sicuro e tranquillo che ho preso tutto. Intanto che arriva l'autobus, controlliamo se ho preso tutto. Allora, queste non devono mai mancare quando mi fa male la testa. Queste sono ideali. Poi io soffro i mal di denti, questa è la mia salvezza. Se non ho questo non so come fare. Queste qua, io soffro mal di gola. E queste pastiglie io li devo sempre portare, non li posso dimenticare. Una volta sono tornato indietro per prendere queste, ora devo controllare tutto. Poi abbiamo Lucky, quando mi sento influenzato è veramente la mia salvezza. E poi io soffro sempre di gola, siccome queste qui non riesco a prenderle, mi porto sempre questo, guarda, Lucky gola. È una cosa, è come che mi dà sollievo alla gola, quindi io ho tutto. Ora rimettiamo a posto perché in ordine non deve mancare niente. Ok, mi raccomando, Moment e l'aspirina per il mal di denti. Ok, chiudiamo bene, ho tutto. Ora sono tranquillo, aspettando l'autobus. Ho dimenticato una cosa importante, ora vado a prenderlo di corsa. E anche questo serve per le labbra, non deve mancare mai. Belle, le labbra morbide che a me tendono a spaccarsi. Lì dal meccanico vado insieme a Marco. Almeno non vado da solo, così vediamo bene cosa è successo alla macchina. Allora lo chiamo. Beh dai, tanto lui risponde sempre. Ah, squilla, dai, dai che squilla. Pronto, Remo, dimmi.
Senti Marco, tra 2 ore devo andare dal meccanico per vedere una cosa alla macchina. Puoi venire insieme a me? Sì, sì, ti aiuto io, Rimo, ti aiuto io. Fatto del meccanico, vengo. Sono disponibile. Voglio vedere il fatto delle gomme. Basta che mi avvisi prima, io vengo, Rimo, non ci sono problemi. Sono disponibile. Ci sei anche per la revisione settimana prossima? Sì, sì. Va bene, allora ci vediamo oggi pomeriggio. Così okay. Andiamo insieme dal meccanico, vediamo. Però speriamo mi dica di sé, perché da solo non ci ho voglia di andare. Marco, ci sei? Devo passare dal meccanico. Potevi venire insieme a me? No, Remo, mi dispiace. Ci sono le partite. Deve giocare la Roma e c'è la Champions. C'è... Siccome oggi sicuro sarei occupato, facciamo domani? È stato l'autunno, quindi ci sono tutte le partite. Quello sport a me mi fa stare bene. Nemmeno domani, tra mercoledì. Né dopodomani, né il giorno dopo ancora, facciamo sabato. Che il Bari che gioca sabato, quindi mi dispiace, non posso venire da te. Di domenica che partite non ci sono? Aspetta, domenica c'è anche la Formula 1. Io seguo anche la Formula 1. Non puoi venire mai? Quando va bene, facciamo una cosa, il mese prossimo? Tra un anno, quando mi libero, quando non ci sono questi eventi, io sono disponibile. Ciao, vabbè, ciao. Tutti si allenano prima delle vacanze perché vogliono arrivare al mare col bel fisico. Mentre chi si allena veramente, il vero atleta, anche ora ad ottobre continua ad allenarsi. Non è che sono finite le vacanze e non ci alleniamo più. Quindi abbottoniamoci questo. Iniziamo a fare una bella corsetta. Riscaldiamoci, così ci teniamo in forma. Dai, dai, non ci arrendiamo mai, cioè... Non è che solo in estate dobbiamo correre, andare piano, camminare. Ah, che bella la salita, dai, dai. Guarda poi che vento, è bellissimo allenarsi all'aria aperta. Zero disturbi, zero distrazioni, solo io e l'allenamento. Ci si allena tutto l'anno. A me non mi interessa di fare questi allenamenti, la dieta, tutte queste cose qua. Finita le vacanze, io voglio fare quello che voglio mangiare tutto quello che trovo. Voglio quello che mi interessa. A me queste cose, la dieta, non dieta, di pasta al forno non lo mangio. Vedi quello là, si sta allenando, ma chi te lo fa fare? Non ci si allena solamente 2-3 mesi, cioè che serve allenarsi 2-3 mesi? Ci si allena tutto l'anno e poi si segue anche la dieta, cioè non è che ci mettiamo a mangiare di nuovo. In estate facciamo vedere, ci prendiamo il poke, ci facciamo vedere che ci mangiamo qualche insalata e poi andiamo a McDonald's in questo periodo, ci prendiamo la Coca-Cola, tutte queste cose qua. Bisogna rispettare la dieta e continuare ad allenarsi sempre. Vedi ora, con ottobre arriva Halloween, tanti dolci. E poi arriva Natale, panettoni al cioccolato, al pistacchio. E poi arriva Capodanno, altri dolci. Altro che dieta e allenamento, guarda quello. Sembra correre, corri, corri che io mangio. Io il fisico me lo curo solamente in estate, quando mi metto il costume da bagno e devo fare la mia nuotata sotto l'ombrellone. Ma durante l'anno io mangio a volontà parmigiana, polpette, pasta al forno e cannelloni. Poi il prossimo anno forse farò un po' di dieta, ma ora devo pensare a mangiare. A colazione ho preso già la Coca-Cola, il cornetto farcito, cappuccino. Continua a correre tu, continua. Ci vediamo l'anno prossimo, ciao ciao Luca, come stai? E niente, oggi ero uscito, siccome è finita l'estate, per fare un po' di shopping. Dove sei andato? Ho preso questa, mi piace, dell'Adidas, non fa né troppo ma scusa, stai bene? C'ho niente, mi vengono gli starrucchi. Vabbè, stavo dicendo, ho preso questa dell'Adidas, che è sicuro che non mi succede niente. No, a me. No, non ti preoccupare, non ti siccome succede. Non fa né troppo caldo né troppo freddo, ho preso questa. Guarda, ma c'è almeno un fazzoletto, cioè non ti porti? No, l'ho lasciato. Io non ce l'ho. Allontanati un po', cioè non è che posso pulire vicino alla tua nuova. Allontanati, stai lontano. Vai a casa, cioè non è che. Che vuoi da me? Secondo me sono anche allergico, vedi, iniziato ora la nuova stagione. E niente, invece di pantaloni avevo visto questi. No, sono belli, sono, vabbè, l'Adidas è sempre una marca. E poi ora ci ho trovato per strada, sto iniziando a vedere per le scarpe. Vedi queste? Scusami, ma che fai? Rimo, scusami, Rimo, scusami, non è colpa mia, scusami. Girati come hai fatto prima verso là. Va bene, mi hai fatto vedere le scarpe e mi sono inclinato. Sarò proprio allergico, vedi? Stai male? No, hai preso l'influenza, no, quando cambia la stagione, Remo. Quando cambia la stagione. Adesso me la mischi a me. Io, non, io che sono sempre, vedi, a te. Mi vieni. Forza a parlare. Vedi le scarpe mie cosa ho preso? Vabbè, sono quasi simili a quelle mie. E oh, e basta! Remo, che vuoi da me?
che mi vengono. Vedi, a me sto sempre bene. Remo, hai visto? Remo, allontanati per piacere. Ma sei stato tu a mischiare? No, non ho mischiato niente. Fino a poco fa stavo Remo, allontanati, allontanati. Fammi andare a prendere i fazzoletti.